Non bisogna fare neanche mezzo passo indietro rispetto all'obbligo del Green Pass. Andare avanti con assoluta determinazione. La libertà di contagiare le altre persone o di far richiudere l'Italia intera non è concessa a nessuno. Ogni cittadino italiano è chiamato ad essere cittadino responsabile e quindi nessun passo indietro. Bisogna completare la campagna di vaccinazione. Punto. E basta. Chiaro e perentorio, nessun passo indietro. La campagna mira all'immunità da terza dose entro dicembre. Bisogna vaccinarsi tutti per vivere in piena serenità la ripartenza e la ripresa. Obbligo di Green Pass obbligatorio anche per i lavori del settore pubblico e privato. Nessun obbligo di Green Pass invece per chi è esentato dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute e gli under 12 che il vaccino non possono ancora farlo. Quali provvedimenti può prendere invece il datore di lavoro se accerta che il dipendente abbia effettuato l'accesso alla sede di servizio non in possesso di Green Pass? Quali multe rischia il lavoratore? Il lavoratore è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del Green Pass. Nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione. I lavoratori che accedono al luogo di lavoro senza Green Pass con provvedimento della prefettura rischiano una sanzione amministrativa che va dai 600 ai 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari dei contratti collettivi di settore. Insomma, cambia il mondo del lavoro, sperando che non ci siano tumulti e sommosse in nessuna città d'Italia, Napoli compresa.